Tornata delle grandi assoluzioni, bisogna aspettare il calcio delle 20:30, il derby milanese, per vedere una bella condanna. È quella che tocca a Ronaldo, prima autore del gol che dà all'Inter l'illusione di poter vincere e poi protagonista di una sciocca gomitata ad Ayala. Evidentemente colpevole ed espulso. Ronaldo lamenta una provocazione continua, ma lo stesso Lippi non testimonia a suo favore. E intanto mancherà tra una settimana, contro la Lazio. Senza quel fenomeno che sembrava finalmente in giornata ispirata, la partita per l'Inter non è più la stessa, anche se riesce a resistere 50 minuti. Quando entra a Shevchenko bastano 240 secondi per colpire, magari con un po' di fortuna, e dare alla partita una strada nuova. C'è anche Boban tra i nuovi entrati e i rossoneri sono più convinti e convincenti. C'è del carattere e anche del gioco migliore delle ultime apparizioni. Il pareggio non basta e al 90esimo UEA testa da calcio d'angolo conferma la tradizione, che vuole il derby di San Siro favorevole a chi non può contare su un momento felice. Il Milan non vinceva da 5 anni. Nell'altro anticipo il Perugia si conferma fortissimo in casa e batte il Venezia 2-1. E oggi la Lazio, che gioca all'Olimpico contro il Lecce, sa che può consolidare il suo primato. Più faticosi gli impegni della Juve a Bari e della Roma in casa del Torino. Dalla gomitata di Ronaldo ai pugni di Mike Tyson, o meglio ad un pugno di troppo, vediamo. Prima o poi qualcuno che gli dà una bella ripassata, almeno delle regole, Tyson lo dovrà trovare. Stavolta non ha morso o stuprato nessuno, ha solo tirato un pugno all'avversario dopo il suono del gong del primo round. Due punti di penalità sul cartellino dell'arbitro, ma il punto vero è che Orlin Norris, cadendo per il cazzotto preso, si è infortunato, o dice di essersi infortunato, ad un ginocchio e si è rifiutato di continuare. Per carità, tutti tremerebbero le ginocchia di fronte al solo nome Tyson, ma di farsa in farsa, qui sta tremando, forse crollando, il mito di Tyson. L'ennesimo ritorno, inutile contarli, è durato 3 minuti e lui non potrà contare nemmeno i soldi, 10 milioni di dollari, diciamo 18 miliardi di lire, perché la borsa è sospesa, il match non c'è stato, il verdetto è di no contest. Il pubblico che paga anche $1000 per un biglietto non ne può più. Ormai è la regola, di pugni di Tyson se ne vedono pochi nei momenti sbagliati, magari per strada, qualcuno in automobile, e la comica commissione atletica del Nevada, pronta ad indagare sul match dopo il cabaret sul morso dell'orecchio, è difficile che possa sentire qualche altra campana pro Tyson. A lui sarebbe bastato sentire quella del gong, perché nonostante tutto non è certo un pugile suonato. La mezz'ora è caduto nel trappolone, secondo il brasiliano, ordito scientificamente da Ayala. Sono andato per proteggermi come fanno tutti a proteggersi. Io, come avevo preso un paio di botte prima, cercavo di proteggermi di più quando veniva la palla. Moratti lo ha assolto, non a caldo, Marcello Lippi. Io non voglio colpevolizzare nessuno, però secondo me lui ha commesso una grossa leggerezza. Ronaldo, che stamane ha ribadito le minacce dell'argentino nel corso della partita con frasi tipo ti spacco i denti, ha trovato la solidarietà di UEA. Per me non è brutto, però lui ha fatto così perché forse lui vuole proteggere il suo pallone e è arrivato il difensore. Cosa rischia Ronaldo dopo la decisione del tandem Mariano-Borriello? Con l'aggravante della fascia di capitano, almeno 2 turni di squalifica e sabato c'è la Lazio a San Siro. La linea di difesa è stata celebrata stamane dal direttore dell'area tecnica dell'Inter, Gabriele Oriali. Ronaldo è stato tartassato dal primo minuto, addirittura dopo 50 secondi, secondo me c'è un fallo d'ammonizione per farlo da dietro, non certo sul pallone. È stato anche minacciato, Ayala 5 minuti prima gli ha tirato una gomitata, gli ha aperto il labbro minacciandolo e chiaramente lui credo sia saltato proprio in segno di protezione, non tanto per far male perché non è neanche capace di farlo. Non si capisce perché l'arbitro ha fischiato la punizione e stava lasciando perdere, quindi è stato richiamato l'attenzione del guardaline che a sua volta è stato richiamato l'attenzione della panchina del Milan. A Milanello stamane Robert Ayala, espulso al 36esimo della ripresa, non ha rilasciato dichiarazioni né è stato sollecitato a farlo. L'espulsione di Ronaldo ha cambiato la partita. Il Milan ha scelto il 3-5-2 ed il contropiede. La panchina, Shevchenko, Albertini, Leonardo e recuperato Boban ha fatto già intravedere le intenzioni di Zaccheroni. Poi è uscita l'Inter con Moriero e Jugovic in campo dopo 6 mesi a dare profondità. Vieri e Ronaldo a fare reparto e paura. Più veloce del vento il brasiliano in occasione del fallo da rigore di un angustiato Sala e trasformato da Ronaldo alla 4ª realizzazione nella stracittadina. Uscito il fenomeno Moriero, sacrificato da Lippi per un più equilibrato 4-4-1 con Domorò, il solo Vieri ha cantato e portato la croce. Il Milan ha evidenziato i soliti difetti, non un aggiramento né un cross. Birof e Wea spuntati ed isolati con il Chelsea dietro l'angolo.
Al di là del fatto che per molti è stato Ayala a far vincere il derby al Milan, Zaccheroni ha evitato sentieri pericolosi facendolo suo. Il nodo è l'utilizzo di Shevchenko. 5 minuti dopo il suo ingresso, eccolo far carambolare alle spalle di Peruzzi il pallone dell'1-1. Ai vecchi frequentatori di derby, il paragone con una rete fortunosa di Bigon il 28 novembre del 71, 3-2 per il Milan, è parso azzeccato. Io credo che il Milan abbia fatto una buona partita sotto l'aspetto dell'ordine. Io ho detto che il derby era importantissimo, ma la partita di martedì col Chelsea era ancora più importante. Inter ha la seconda sconfitta consecutiva e Milan rilanciato soprattutto nel morale, rilanciato da questo gol di Weah al 44esimo della ripresa. Contro il Chelsea tornerà Costa Curta, usciranno Albertini e Giunti infortunati, promosso Gattuso. Si è ritrovato il Milan 5 anni e mezzo dopo vincente in campionato e l'Inter? La strada è molto lunga. La costruzione di qualcosa di importante passa anche attraverso delle grosse delusioni delle volte. L'importante è mantenere la calma all'interno nostro, poi dall'esterno può succedere tutto quello che si vuole. Se la Champions League fosse l'unico obiettivo milanista della stagione, lo 0-0 di Verona diventerebbe un risultato quasi ideale, con nessun infortunato e un sapiente dosaggio delle energie di Weah, Shevchenko e Boban in vista di Istanbul. Se invece difendere quel triangolino tricolore appiccicato alle maglie rossonere andasse ancora di moda, il pareggio del Bentegodi avrebbe ben altro sapore. Il Milan in campionato avanza col passo di Inter e Lazio, lasciandosi scappare una clamorosa occasione per dimezzare lo svantaggio da chi occupa l'attico del campionato. Meno 4 era e meno 4 è tuttora il gap dei biancocelesti di Eriksson, dopo 90 minuti che sconfessano di colpo i consistenti miglioramenti notati nell'ultima euroesibizione contro il Chelsea. La squadra di Zaccheroni si avvicina al primo bivio stagionale senza avere in mano alcuna indicazione, o forse un paio sì, cioè che Shevchenko non può mai sedersi in panchina, come Boban del resto, appena la sua condizione fisica gli consentirà di affrontare fatiche superiori ai 30 minuti. La partenza rossonera è da incubo e ci potrebbe pure scappare il gol dello svantaggio su una gaffe dell'impresentabile Angotti, sfruttata comicamente da Adailton con un sinistro visto poche volte in Serie A. Il brasiliano è l'unica punta messa in campo da Prandelli, che fa seguire Leonardo da Colucci e sistema l'ottimo Apolloni su Weah. Zaccheroni schiera Elbeg sulla fascia destra e a sinistra insiste su Serginho. Il concordo rossonero piazza qualche affondo interessante, con relativi cross, il pane di cui ha bisogno Birov. La formula palla a terra poi non convince. Il triangolo offensivo Leonardo-Weah-Birov è statico e inconcludente. Frey infatti deve giusto preoccuparsi di uno stop e tiro di Leonardo al 21esimo. E se si vuole trovare qualcosa che somiglia a un pericolo per il Verona, occorre spostare in avanti le lancette di quasi 20 minuti, quando Birov stecca l'ultimo passaggio per Leonardo. Il brasiliano invece è presente sulla sponda di Weah al 41esimo, ma la sua girata è sporca e innocua per Frey. Nel secondo tempo il Verona si mette ancora una volta in moto prima rispetto al suo nobile avversario, ma le occasioni costruite con ammirevole impegno vengono poi regolarmente distrutte da conclusioni forzate. La presenza assenza di Weah nel Milan dura 59 minuti e con l'ingresso in campo di Shevchenko qualcosa si muove e già al 20esimo l'ucraino si libera di Collina e di mezza difesa veronese prima di cercare senza fortuna l'angolo basso alla sinistra di Frey. Segue l'ormai classica staffetta Leonardo Boban e dal croato partono altre interessanti iniziative, un calcio d'angolo stile Mihailovic e un invito per Birov che il tedesco cerca disperatamente di sfruttare. Un minuto prima si era materializzato l'evento con la E maiuscola, cioè l'unica parata di Sebastian Frey di tutta la partita, su tiro neanche a farlo apposta di Shevchenko. Zero invece per Abbiati, spettatore dell'errore di Aglietti al 36esimo, liberato da uno sprint di Falsini, facile vincitore sullo scatto di Angotti. Scontato che ora il Milan sia obbligato a voltare l'ennesima pagina, ma questo è uno slogan vecchio, ascoltato ormai per troppe volte. Invito tutti gli appassionati di Formula 1. Quanto importante è stato sbloccare il risultato dal punto di vista psicologico, secondo lei? Determinante. Determinante. Dopo vedi anche la squadra che corre. Appunto. Parte sempre dalla testa. Una volta che la squadra si sblocca mentalmente, dopo fa le cose che deve fare, anche se abbiamo continuato a sbagliare abbastanza nella misura dei passaggi, perché potevamo sicuramente creare qualche situazione in più. Mister, questa può essere anche una risposta al secondo tempo del Milan a tutti coloro che sostenevano che i problemi del Milan fossero essenzialmente di ordine fisico-atletico?
e non di ordine psicologico? Quando si perde, io so perfettamente che tutti hanno ragione, tutti presumono di avere ragione. E poi quando le cose non vanno bene non è mai un motivo solo. Io quando arrivai al Milan avevo letto e sentivo dire che il problema era questo, era quell'altro, quell'altro ancora. Era un insieme di problemi. Che adesso il Milan ultimamente non ha fatto bene per un insieme di problemi. Dopo io, che sono all'interno, li valuto, do maggiore importanza a un aspetto che all'altro. Però io credo che la differenza tra il Milan di campionato e il Milan di Champions League è che il Milan di campionato va e se la gioca. Poi può anche perdere, ma se la gioca. Il Milan di Coppa dei Campioni è un Milan che si è messo lì e ha aspettato l'iniziativa dell'avversario. E quando nel calcio ti accontenti, sei destinato a perdere. Noi abbiamo perso una Supercoppa all'ultimo minuto dopo aver fatto bene, per un motivo semplice, che a un minuto dalla fine pensavamo ai rigori. Ci eravamo accontentati, a volte può bastare un minuto solo. Mercoledì, non mi piace ritornare perché ormai quella è chiusa, purtroppo, e io sono quello maggiormente dispiaciuto, perché la vivevo da protagonista, avevo possibilità di vivere ancora da protagonista, dico che noi abbiamo perso, ma è giusto così. È giusto così perché ci siamo messi 2-1, ci siamo messi lì ad aspettare che finisse la partita. Ed è giusto che quando ti accontenti perdi. Il calcio deve essere fatto in modo positivo, in modo creativo. Questo è molto bello. Alla fine del primo tempo hai beccato Shevchenko, te lo sei portato fino a un certo passaggio fra. Sì, perché cominciava ad andare a destra, a sinistra, e dopo non sapevamo più dove dovevamo andare a cercare. Lo voglio più ordinato e più cattivo nel senso del volere le cose, non cattivo che debba andare in calcio agli avversari. Il derby di Torino è terminato. Di fronte a Juventus e Milan, 41 scudetti in due, e grande attesa anche alla luce dei risultati del pomeriggio, in particolare del derby. Con l'aiuto di Francesco Dellofiore andiamo a vedere come sono andate le cose al Delle Alpi. Rispetto alle attese, nella Juve c'è Birindelli anziché Pessotto, Milan con Gattuso e De Ascentis in luogo di Serginio e Ambrosini, Tesi, Zaccheroni e Ancelotti. Rientra nel Milan Boban, Juve subito in avanti pericolosamente con Del Piero, che fin dalle prime battute dimostra di essere particolarmente ispirato. Su angolo un grande pericolo, il colpo di testa è di Ferrara, Abbiati che si rifugia in calcio d'angolo. E tutta Juve nella fase iniziale della partita. Ancora una buona combinazione, si inserisce Tacchinardi, il suo sinistro, la parata di Abbiati. Insiste ancora la Juve, Zidane finisce a terra, l'azione comunque prosegue. C'è Del Piero che tocca ancora per il traversone, Inzaghi ha anticipato il momento del tiro da Maldini. Era partita molto intensa, ben giocata, ancora su angolo, il colpo di testa di Ferrara, il palo esterno, la palla fuori. Si scuote il Milan al 20esimo, la prima azione dei rossoneri. Il pallone arriva a Weah, aggancio in area, tentativo di cross. Ribattuto il primo tentativo, ancora Weah al cross, colpo di testa di Sala, palo e il pallone carambola su Zidane e il Milan è in vantaggio. In modo assolutamente inatteso, rivediamo Sala, colpo di testa, sfortunato Zinedine Zidane, 1-0 per il Milan che passa in vantaggio alla prima azione. Immediata la reazione juventina, colpo di testa di Conte su punizione del Piero e 1-1, gol sul primo palo. Sfiora senza trattenere Abbiati, rivediamo la punizione di Del Piero, il colpo di testa di Conte, Abbiati un po' in ritardo, 1-1. Ancora il Milan in avanti, in questa azione protesta Birov, la partita la fa la Juventus, ma nella fase finale del primo tempo c'è qualche opportunità per il Milan che nasce però quasi sempre in maniera occasionale. Qui Birov butta fuori da posizione vantaggiosa, ancora Birov alla conclusione, facile l'intervento di Van der Sar, finisce 1-1 il primo tempo, ma è un risultato che sta stretto alla Juventus. Juventus che parte di gran carriera anche nella ripresa, serie di angoli, succede di tutto in area rossonera, ma il Milan tenta di resistere coi denti. Del Piero, ancora Del Piero, vede lo scatto di Inzaghi, lo serve, tocco di Inzaghi con il sinistro, fuori dalla portata di Abbiati e la Juve è in vantaggio, 2-1, vedete Del Piero che si complimenta probabilmente con se stesso.
Bello il suo suggerimento per Inzaghi, che batte con il sinistro. Vedete, il pallone si alza proprio al momento della battuta, sfiora anche in questo caso Abbiati, ma nulla può. Insiste la Juve, angolo ancora di Del Piero, fioccano le occasioni per i bianconeri, che continuano a giocare con estrema determinazione. Costa Curta fuori, dentro Ayala nel Milan, un Milan che praticamente ha assistito alla partita impotente fino a questo momento. Ancora Zinedine Zidane, converge molto bene, Del Piero si libera stupendamente, destro, Abbiati stavolta c'è. E tenta di correre ai ripari Zaccheroni, dentro Serginho al posto di Gattuso, proprio Serginho tenta di dare vivacità alla manovra rossonera, viene comunque fermato dalla retroguardia bianconera e la Juventus è sempre in avanti. Intanto Birindelli lascia il posto a Pessotto. Ancora una punizione di Del Piero, Abbiati in calcio d'angolo. Il risultato è sempre di 2-1 a favore della Juventus, è un risultato che indubbiamente non fotografa bene la situazione. Ancora Del Piero in cross, arriva con leggero ritardo Inzaghi. Nel finale il Milan prova a farsi vedere, ma le azioni di attacco sono farraginose, lavoro di ordinaria amministrazione per Van der Sar. Prova anche la carta Leonardo al posto di Boban, spento Zaccheroni. Ancora la Juventus, sono 3 minuti di recupero, confusione in area rossonera, Maldini impegna il proprio portiere Abbiati e poi Albertini pesca in profondità un suggerimento e Van der Sar è bravo a chiudere su Biroff. Occasione gol per il Milan nel tempo del recupero, ma non è ancora finita perché la Juve si proietta in avanti. C'è Tacchinardi che effettua questo suggerimento e Kovacevic, da poco entrato, segna il gol del 3-1. È un risultato che ci sta tutto a favore della Juventus. Vedete l'esultanza di Darko Kovacevic. Una Juventus pimpante, motivatissima, un Milan inferiore alle attese. Rivediamo ancora il bel gol di Darko Kovacevic per il 3-1 a favore della Juventus. Una classifica che ora si configura così. La Juventus raggiunge la Lazio in vetta alla classifica, quota 21. Domenica ci sarà lo scontro diretto. Quindi la Roma a 19, il Parma quota 18, Milan e Inter a quota 17. 6 delle 7 grandi sorelle racchiuse in vetta nello spazio di 4 punti. L'Udinese a guidare il gruppo delle inseguitrici a quota 15, quindi il Torino 14, Bologna, Fiorentina e Perugia 13, Lecce, Bari a 11, Regina 10, quindi Verona, Piacenza, Venezia e Cagliari a chiudere la fila. A te Marco. Dunque, al gruppo delle sei grandi manca solo la Fiorentina, il Parma in grande ascesa. Saluto intanto Max Biaggi che è riuscito a raggiungerci. Non sei venuto in moto, evidentemente. No. Evidentemente no. E allora, Enrico Varriale con Zaccheroni e credo anche con Ancelotti. A te, Enrico. Sì, Ancelotti ci ha raggiunto proprio in questo momento. Zaccheroni è qui con noi. Chiedo a Carlo di cominciare ovviamente da Zaccheroni, che è lo sconfitto di questa sera, sconfitto come il Milan che dopo 20 partite di campionato conosce la prima sconfitta in Serie A da campionato scorso anche. Ecco, i problemi che hanno portato all'eliminazione in Coppa dei Campioni mi pare che restino dopo la partita di questa sera, problemi di gioco anche. Ma direi che abbiamo fatto un pochino meglio rispetto alla Champions League, lì in Coppa abbiamo fatto veramente molto male. Questa sera abbiamo retto abbastanza il primo tempo e poi nel secondo tempo abbiamo dato campo alla Juventus. E credo che la differenza sia stata fatta soprattutto a centrocampo. Nella situazione di 3 contro 3 loro sono riusciti a gestire molto meglio la palla. Hanno sbagliato pochissimi passaggi, al contrario dei miei che ne hanno sbagliati veramente tanti. Poi i 3 gol che hanno fatto loro sono uno più bello dell'altro, guardateli tutti e 3. Credo che se si fa una graduatoria dei più bei gol della giornata, credo che questi qui vadano in testa in tutti e 3. Grande Juventus, bisogna ammetterlo e penso che lo ammetterà anche Zaccheroni. C'è qualche episodio che Zaccheroni però vuole rivedere perché non è troppo convinto di qualche decisione arbitrale, non so se è poi lungo. No, io non ne commento mai le decisioni arbitrali, quindi ci sono altri che sono... Il risultato comunque è giusto, diciamo la verità. Sì, il risultato giusto e noi abbiamo commesso gli errori
enormi, come questo gol che basta guardare qualsiasi filmato della Juventus, i gol di Conte sono fatti tutti in quella posizione e noi eravamo a 5 metri di marcatura su Conte. È un problema di concentrazione, Alberto, è un problema di convinzione, che cos'è? Sono errori decisivi, comunque al di là di questi, che poi dopo magari si va a guardare solo l'episodio del gol, credo che il Milan in questo momento, soprattutto quando ha la palla, commette troppi errori nei passaggi, troppe palle vanno nei piedi degli avversari. Non so se ci sono domande da studio per Zaccheroni. Buonasera Zaccheroni e Tosatti. Sì. Troppi errori, e mi sembra che su questo nessuno possa darle torto, ma da che cosa dipende? Anche da un problema di qualità? Ci sono giocatori che sono più portati a contrastare ed altri meno. Ovviamente chi è più portato a contrastare ha più facilità, più portato a commettere l'errore in fase di disimpegno. Però stiamo sbagliando dei passaggi troppo facili, non credo che sia una questione di qualità. Probabilmente è il momento che attraversiamo, perché non credo, l'anno scorso ad esempio non commettevamo tutti questi errori. Senta, lei pensa che il Milan resterà con questo organico o approfitterete del mercato per rafforzare almeno la difesa? Ma per il mercato c'è ancora tempo, quindi per il momento io credo che sia indispensabile cercare di migliorare la qualità del rendimento dei singoli e di conseguenza del collettivo. Io concederei Zaccheroni e no, mi rivolgerei adesso... Scusami Enrico, sì. Ci sono ancora un paio di domande. Una da parte della tifosa, esatto. Miriana Trevisan, tifosa un po' delusa. Infatti, una curiosità, come ma Abbiati, lo so, ma Abbiati sta passando un brutto momento perché... Soprattutto no, perché ha preso una botta nel finale ed è abbastanza... Sì, quello proprio adesso, ancora è abbastanza... Si è infortunato nel finale Abbiati, adesso ci sinceriamo anche delle condizioni. Sì, beh, mi auguro che stia meglio, che si riprenda dall'infortunio di questa sera. Bisogna che aiutarlo un pochino di più, un po' trasse per risultare decisiva. Ecco, no, invece ecco. Volevo chiudere con una domanda, ma quanto le è mancato questa sera a Shevchenko? Anche perché col clima che c'era, Guardi, io credo che se a centrocampo non riusciamo a mettere in condizioni le punte di giocare, qualsiasi punta va in difficoltà, quindi non credo che se ci fosse stato Shevchenko sarebbero cambiate di molto le cose. Ma scusi Zaccheroni, ma un'ipotesi di giocare a centrocampo con Albertini, Ambrosini, Gattuso e un esterno in modo da, come dire, avere più capacità di prendere il pallone agli altri, è percorribile o no? Ma io leggo che da 4-5 mesi che a questa squadra manca Boban. Non credo che oggi che ha giocato Boban, sento dire però... che nel centrocampo non ci dovrebbe essere Boban. Per 5 mesi ho sentito e ho letto solamente questo. Ma io ho fatto un'altra domanda. Va bene riconquistare la palla, ma dopo bisogna anche giocarla. Bisogna anche giocarla velocemente e con precisione. Quindi e magari se Albertini ha qualcuno accanto che lo aiuta, può, come posso dire, dedicarsi di più. No, vabbè, ma Gattuso lo aiuta. Gattuso lo aiuta, Ambrosini lo aiuta. De Senti questa sera secondo me ha fatto sicuramente meglio di tanti altri. Va bene. Liberiamo Zaccheroni e andiamo dal Zaccheroni tecnico Vicente. Grazie ecco. Zaccheroni. 70 anni per assistere ad una straordinaria sequenza di vittorie. Pensate, oggi il vecchio diavolo ne ha raggiunte ben 1000. La scala poi all'atmosfera giusta e di colori del giorno speciale. Non possono mancare da queste parti i cannonieri del torneo. C'è il re dell'est ed il ragazzo di Florida, prima fischiato, poi tanto amato a Parma. L'impronta però su cotanto confronto la lascia Zvonimir Boban, sapiente ballerino, vecchia volpe del pallone. Ci siamo e mentre Malesani saluta con ampi sorrisi, qualcuno avverte Zaccheroni che c'è qualcosa di impellente da fare. Immediato il rientro, come pure l'inizio delle ostilità, perché la cima della classifica è lì ad un passo. Così, mentre pensi che sia la fase dello studio, ecco che Buffon viene sorpreso da un effetto speciale. Birov si sposta dalla barriera e lì Boban infila il pallone. Il colpo è duro da assorbire, ai parmigiani mancano alcuni pezzi da 90. Non il gioco, quello li assiste da molto tempo a questa parte. Intanto Albertini si fa male ed esce, mentre Ortega, che ha il nome di un detersivo, semina tracce irrilevanti. Primo tempo così così ed inizio di ripresa scoppiettante, con abbondanti emozioni. La prima porta al giusto pareggio.
Sulla seconda si avvitano selvaggiamente un po' tutti. Sulla terza si completa il frittatone, solita palla inattiva senza che nessuno pensi di coprire il primo palo. Una grande ingenuità. L'hai presa con molta filosofia? Sì, perché io quando la squadra mi dispiace tantissimo, sono un po' anche deluso dal risultato onestamente, però adesso è un grande Parma secondo me, adesso se la può giocare con tutti e ha grandi possibilità di spuntarla anche con tutti. Intanto un cartellino giallo fa dire a Marione Stanic: ma sta scherzando? Figuriamoci Collina, che pare abbia eliminato il verbo fin dall'infanzia dal suo vocabolario, mentre esce l'assoluto protagonista del match, meritando una scorpacciata di applausi. Io non sono uno che è facile alle esaltazioni, neppure alla depressione. Di conseguenza sono uno che difficilmente va nello spogliatoio e fa i complimenti ai giocatori. Oggi gliel'ho fatto perché gliel'avevo chiesto, gli avevo chiesto una prova di carattere. In settimana ero molto molto preoccupato, però oggi è stata una giornata particolare. Ma manca ancora l'emozione più grande. Stavolta l'atterramento c'è. Maldini si lamenta, ma un attimo dopo Rossi riporta il sorriso al Meazza per la vittoria numero 1000, 70 anni dopo. Presidente Berlusconi è arrivato a San Siro al calcio d'inizio, ha osservato il suo Milan e nell'intervallo prima di tutto ha respinto con vigore le voci che dopo la sconfitta di Torino lo volevano già pronto a cacciare Zaccheroni. È un'invenzione pure. Io non so come dirlo, ho telefonato a Zaccheroni subito dopo la partita, ho parlato con Maldini, il capitano, il giorno dopo perché il giorno prima non l'ho trovato, credo martedì. Non ho avuto modo di leggere le cose, ma mi hanno detto che si è costruito una distanza che non c'è. E quindi... Si parlava già di un papabile sostituto, quindi è tutto fatto. Tutta un'invenzione. Oggi c'è in campo una squadra con Boban dietro le due punte che corrisponde a uno dei moduli che a me piacciono. Il risultato gli ha dato ragione. Una bella vittoria, una bella dimostrazione di volontà e anche un grandissimo Boban ritrovato. Quindi evviva al Boban ritrovato e anche grande parata di Rossi. Oggi non mi sento di fare nessun appunto, ma di lodare soltanto questo grande impegno e anche il bel gioco, perché con Boban è ritornato il bel gioco e davvero abbiamo visto una trasformazione quasi. Fiorentina e Milan si ritrovano al Franchi dopo la sfida del passato campionato che interruppe l'imbattibilità casalinga della squadra di Giovanni Trapattoni. Serata fredda, pubblico delle grandi occasioni. Tra i viola c'è Torricelli che ha smaltito il dolore alla coscia dei giorni scorsi, mentre in attacco Battistuta ritrova il compare Enrico Chiesa. Nel Milan Zaccheroni si riaffida a Rossi, mentre Boban viene schierato dietro le due punte che sono Shevchenko e Birov, ed è proprio quest'ultimo a gelare già infreddoliti i tifosi viola dopo meno di un minuto di gara. Sul servizio lunga agitata di Maldini il tedesco è bravo ad elevarsi con perfetta scelta di tempo e a battere Toldo dopo aver anticipato Pierini. Un gol che provoca l'immediata reazione viola. Gli uomini di Trapattoni combinano bene, ma la conclusione di testa di Battistuta è troppo debole per impensierire Rossi. Ci prova allora Chiesa con una punizione insidiosissima che attraversa l'area milanista procurando pochi danni e tanto spavento. Gioca bene la Fiorentina, gioca bene Di Livio quando buca letteralmente la difesa rossonera prima di essere contratto in extremis da Sala. Sono pericolosissime le iniziative dei viola, che hanno pure il conforto di giocare a favore di vento. Il velo di Chiesa è stupendo, non altrettanto il destro di Rui Costa che da buona posizione sbaglia completamente la porta. Dall'errore quasi decisivo del portoghese si passa nel giro di 6 minuti, dal 15esimo al 21esimo, a quello decisivo di Billy Costacurta. Sull'azione impostata da Di Livio e proseguita da Irish, il difensore rossonero regala letteralmente il pallone a Battistuta che a pochi passi dalla porta non perdona. E il gol del pareggio, il numero 151 per il Re Leone che raggiunge Amrin nella classifica dei cannonieri viola. Il Milan è assente, la Fiorentina c'è, ma c'è Enrico Chiesa che regala al pubblico dello stadio e a quello televisivo una giocata sontuosa, una volée incrociata precisa e potente che costringe Rossi alla respinta. La squadra di Zaccheroni non riesce a fare gioco sicché si affida alle palle inattive e su una di queste c'è una maligna trattenuta di Ari su Maldini o alle conclusioni dalla distanza come quando Albertini prova a scaldare i pugni di Toldo.
ma la Fiorentina appare più reattiva, più scattante, e Chiesa continua a creare il panico nella retrovia milanista. Dicevamo del vento, Di Livio sa che può far aumentare la velocità del tiro, così ci prova dalla distanza. Rossi non trattiene la sua conclusione, Irish anticipa a costa curta e mette il pallone in fondo al sacco, regalando alla sua squadra un vantaggio decisamente meritato. Tutto questo quando siamo al 42esimo. L'ultima azione del tempo è ancora di Enrico Chiesa, che cerca di sorprendere Rossi con un'altra conclusione da lontano, ma il portiere rossonero c'è. Inizia il secondo tempo e Zaccheroni e Trapattoni cercano a modo loro di combattere i rigori del freddo, mentre Boman cerca di combattere contro la situazione negativa provando a sorprendere Toldo con un colpo di testa angolato ma debole. Ma Battistuta, galvanizzato dal gol del primo tempo, appare in condizioni smaglianti. È lui il terminale delle azioni offensive della sua squadra, è lui che riesce in più di un'occasione a sfiorare il bersaglio grosso. Di poco alato è il primo tentativo di destro, di poco alto è il secondo. Zaccheroni corre ai ripari inserendo Guli e De Ascentis rispettivamente per Helweg e Albertini, e tra le due sostituzioni il Milan beneficia, grazie ad un malinteso dei difensori viola, di una clamorosa palla gol che Birov sbaglia colpendo il palo interno alla sinistra di Toldo. Tutto ciò quando siamo al 25esimo. Insistono i rossoneri grazie alla ritrovata aggressività dei centrocampisti. Tre minuti più tardi Serginho manca alla porta da buona posizione. Altri 180 secondi e in area viola c'è un giallo che l'arbitro Boriello risolve, assolvendo Firicano per non aver commesso il fatto, anzi il fallo, nei confronti di Oliver Birov. Rivediamo il replay dell'accaduto. La Fiorentina dà comunque l'impressione di aver finito la benzina. Trapattoni sostituisce Chiesa con Amoroso, Kois con Bressane, ne è ulteriore conferma un'altra azione d'attacco milanista che Birov non conclude a causa di un goffo capitombolo al momento della battuta a rete. La squadra delle Trap, costretta nella sua metà campo dal vento e dalla pressione rossonera, ha comunque l'opportunità di chiudere la gara in contropiede con Battistuta, ma Rossi non si fa sorprendere quando siamo al 40esimo minuto. Rivediamo ancora l'azione, lo spunto e la conclusione del centrattacco viola, e viene vanificata dal portierone rossonero. La risposta degli uomini di Zacche è immediata, così come quella di Toldo che si oppone al tentativo di Shevchenko. Tutto ciò nello spazio di pochi secondi a conferma della bontà dello spettacolo calcistico che le squadre stanno offrendo. Il finale è tutto rossonero. Boban costringe Toldo ad una grande parata su calcio di punizione, quindi a 10 secondi dal termine Sebastiano Rossi, sì proprio lui che aveva già salvato il Milan nel finale della gara col Parma, sfiora il gol con un tiro di sinistro che termina di poco alto sopra la traversa. È l'ultimo episodio di una gara bella, combattuta, condizionata dall'intensità del vento che ha sospinto i viola nel primo tempo e che ha favorito il ritorno di un Milan però sfortunato nella ripresa. Dopo il posticipo serale la classifica vede sempre al comando il terzetto formato da Lazio, Roma e Juventus, tallonato a due lunghezze dall'Inter, mentre il Milan viene scavalcato dal Parma. Risalgono la corrente Bari e Fiorentina, mentre il Verona in fondo evade dalla... ...i problemi di atteggiamento mentale. Ne è convinto Alberto Zaccheroni, che dopo la seconda sconfitta in campionato se la prende sempre di più con coloro che commettono leggerezze imperdonabili. E a Firenze l'imputato numero uno è sicuramente Billy Costacurta, uno dei migliori in questo inizio campionato, ma che probabilmente quando vede Battistuta perde tutta la sua lucidità. Gli è successo lo scorso anno a San Siro e si è ripetuto ieri al Franchi, spalancando all'argentino la porta del pareggio. E poi ha concesso il bis sul finire del primo tempo, quando ha lasciato intervenire Heinrich indisturbato sulla corta e forse difettosa respinta di Sebastiano Rossi. Ma non è certo giusto colpevolizzare il solo Costacurta per una partita che il Milan ha deciso di giocare solo nella ripresa. Infatti è stato paradossalmente deleterio il bellissimo gol di Birov dopo 55 secondi. I rossoneri, una volta in vantaggio, si sono rintanati nella loro area di rigore, subendo incessantemente l'iniziativa di una buona Fiorentina che comunque non è apparsa irresistibile. Ma come ha precisato Zaccheroni, i suoi hanno inspiegabilmente smesso di giocare, prestando il fianco alle folate sulle fasce di Chiesa e di Livio. I due gol sono nati, e neanche a dirlo, da gravi errori difensivi, ma nei primi 45 minuti la Fiorentina ha sicuramente legittimato il vantaggio con un costante predominio. Solo dopo l'intervallo Zaccheroni è riuscito ad interrompere questo ennesimo blackout e dopo i primi 10 minuti il Milan ha preso in mano la partita, creando i presupposti per un meritato pareggio. L'ultima mezz'ora ha visto una sola squadra in campo, capace di creare diversi pericoli per la porta di Francesco Toldo, fortunato quando a tu per tu con Birov si vede superato ma la palla colpisce il palo interno e danza sulla linea di porta. I rossoneri reclamano per un probabile calcio di rigore sempre sul tedesco, ma la buona sorte a Firenze è andata controcorrente e si è tinta di viola. Lo sa anche Sebastiano Rossi, che al 94esimo sfiora la traversa del suo collega, ma stavolta gli rimane in gola l'urlo per il suo consueto miracolo domenicale. Non basta la generosità dei rossoneri per raddrizzare l'ultima trasferta del secolo.
Oggi i rossoneri, prima di rientrare a Milano, partecipano come da tradizione al Motor Show di Bologna e poi, a proposito di motori, cercheranno di capire come mai a Firenze sono partiti in quarta, poi hanno tirato il freno a mano e solo alla fine hanno carburato proprio come un diesel. Tabellino, numeri alla mano e nient'altro, Milan-Torino dovrebbe aver soddisfatto gli ambiziosi appetiti rossoneri. Un 2-0 tondo, due marcatori invocati a lungo e a lungo attesi per motivi diversi al riscatto contro i Granata. Il vantaggio dopo 150 secondi, il sesto centro stagionale di Birov, ha fatto da preludio a una partita che Zaccheroni non potrà certo archiviare con un sorriso. Da tenersi stretti solo i 3 punti dopo lo stop di Firenze, non la opaca prestazione contro un Torino spuntato e in difficoltà. Da salvare c'è qualche giocata del primo tempo, con Serginio a spingere a sinistra, Birov e Shevchenko a tentare inserimenti solitari in una delle difese meno battute della Serie A. Non che il Toro, con il solo artistico a lottare in avanti, impensierisca più di tanto rientrante Abbiati. Il Milan fatica sul terreno devastato di San Siro, ma colpisce con l'unico schema che sembra conoscere a memoria. Serginio da sinistra, testa di Birov e alla mezz'ora Bucci tiene ancora in piedi la partita. Un minuto più tardi fa la stessa cosa Braschi, che sorvola sull'entrata di Cruz ai danni di Boban. Che la giornata del Milan non sia di quelle da incorniciare si intuisce a fine tempo, con Abbiati a intercettare palloni vaganti, e la ripresa arriva a puntuale conferma di una prestazione ancora lontana dai livelli sognati. Dopo 7 minuti la punizione di Cruz non sorprende Abbiati, 3 minuti più tardi sommesendugia un attimo in più del consentito. Per chi invocava continuità e capacità di attaccare anche in vantaggio, al quarto d'ora la squadra rossonera rialza la testa, precisamente quella di Birov, unico in grado di infastidire la difesa granata, ma non Bucci. È l'ultimo sussulto di una squadra che stenta a ritrovarsi, che raccoglie ammonizioni pesanti e lascia spazi preziosi al Torino. Mondonico inserisce Ivic e Lentini, aumentando la spinta offensiva, senza però concedersi al contropiede. Per un quarto d'ora si gioca solo a una porta, quella di Abbiati, che prima controlla a diagonale di Artistico, poi ringrazia lo stesso attaccante Granata, a cui evidentemente non piacciono le soluzioni facili. Mondonico non crede ai propri occhi, il pubblico di San Siro non è da meno, scendono i fischi su una squadra imballata, con Shevchenko a lottare in mezzo al campo senza meta. Al 25esimo Ivic ha ancora la palla del pareggio, qualche secondo più tardi prima Galante e poi Lentini potrebbero dire la stessa cosa, ma per Braschi si tratta solo di una banale mischia in area. Quando anche Lentini da buona posizione evita di centrare lo specchio della porta, la sensazione che il Milan la possa scampare prende corpo. La discesa di Shevchenko, interrotta da ficcadenti, per Braschi vale un tiro dal dischetto. È il 5° rigore stagionale per i rossoneri, 8° gol per l'attaccante ucraino dopo un digiuno durato un mese e mezzo, un bottino che, vista la giornata, può davvero bastare. Shevchenko ritorna al gol anche in campionato dopo aver segnato in Coppa Italia con la rete del 2-0 segnata su rigore. Un Milan che voleva e doveva vincere, quest'oggi ce l'ha fatta. Sì, questa partita è importante e per me tirata rigore è... Io pensare sempre, tirato rigore porta violentemente? Sì, violentemente porta, è difficile. Sei contento? Sì, contento, tanto contento. Senti, era importante per il Milan vincere quest'oggi anche per risalire in classifica? Sì, certo, per il Milan questa partita è importante, perché sconfitta e perdere questa partita dopo è difficile vincere il campionato. Adesso è meglio, tutte partite difficili, anche Torino oggi ha giocato buono. Complimenti per l'italiano, che vediamo che migliora sempre. Grazie, grazie Milan. Se vieni in casa del Milan e perdi perché 2 episodi ti sono girati contro e altri 2 non sono stati giudicati a favore, ci può stare e assolutamente non devi intaccare la grande prova di questo Toro. Peccato per le 2 occasioni da gol abbastanza nette che avete avuto nel secondo tempo per pareggiare la partita. Sì, anche quello vuol dire che eravamo là al momento giusto, perché sicuramente non potevamo, pronti via, giocarla alla pari del Milan, ma eravamo sicuri che nell'ultima mezz'ora potevamo giocarla in maniera molto molto spudorata. Era importante vincere, siamo riusciti a farlo.
magari non benissimo, anche perché il campo era veramente disastroso, però alla fine il risultato è giusto. Abbiamo fatto una partita dove non ci siamo mai tirati indietro, solo 1-0, abbiamo avuto 3 occasioni per far gol, però purtroppo non l'abbiamo fatto. Nel momento migliore gli hanno dato rigore e poi è finita la partita. Ecco, determinanti 3 sbagli vostri, determinante anche il fatto del rigore non fischiato, comunque non visto, un'azione da rivedere questa sicuramente nel secondo tempo per il fallo su Lentini. Sì, perché è stata un'azione, un cross dove prima Birov non mi ha fatto saltare, poi c'è stato Lentini che l'hanno trattenuto credo per la maglia, però si vede che l'arbitro Braschi non l'ha visto. Capita certe volte di non vedere qualche rigore. Nel sabato prenatalizio milanese va in scena l'ennesima recita sbiadita dei campioni d'Italia. Zaccheroni aveva detto alla vigilia, o meglio, avevano scritto i giornali, voglio stravincere, ed i suoi ce la mettono davvero tutta per accontentarlo, o almeno così sembra, quando Oliver Birov, violentando la sua natura di colpitore acrobatico, fa centro di piede dopo appena 120 secondi. Chi ha scritto voglio stravincere ha scritto un qualcosa che io non ho assolutamente detto. Io ho detto che noi dobbiamo cercare di dare maggiore continuità, dobbiamo cercare di tanto in tanto vincere 2 partite consecutivamente. Assolutamente non mi sono permesso di dire stravincere, perché nel massimo campionato italiano è impossibile stravincere. Dalle tribune i tifosi fanno sapere di essere disposti anche a dimenticare le serate da incubo di Istanbul e Bergamo, a patto di non vedere mai il nemico West in rossonero. Problemi marginali in un match dominato dalla smania di stravincere per dimostrare di essere ancora da scudetto. Ma nell'11 rossonero oggi funziona davvero poco, gli unici a dannarsi l'anima sono Boban e Shevchenko. Così il Toro arriva ad un soffio dal pareggio, i 40.000 di San Siro non la prendono bene e Zaccheroni è il primo ad accorgersene. Il pubblico di San Siro è abituato molto bene, negli ultimi 12-13 anni in Milan è la squadra che ha vinto più di tutti. E li capisco, vorrebbero vedere sempre il Milan primo in classifica e sempre stradominare le partite, però purtroppo non è così. Noi abbiamo appena vinto uno scudetto. Ci stiamo preparando per essere competitivi anche nel secondo, quindi stiamo facendo il nostro meglio, abbiamo dei giocatori che non sono ancora top della condizione, ci stiamo lavorando sopra e sono convinto che ci arriveremo. In partite come questa conta molto anche la fortuna ed il tecnico di Cesenatico è uno di quelli nati con la camicia, come dimostra l'invenzione di Shevchenko, chi chiude ogni discorso. Il Milan ha vinto, non stravinto, ma quello che conta è rimanere agganciati al vertice ed almeno in questo l'obiettivo è stato raggiunto. Un 2-0 che la soddisfa dal punto di vista dei 3 punti in classifica, da quello del gioco invece? Dal punto di vista della classifica mi soddisfa perché sono 3 punti importantissimi che arrivano dopo una partita dove abbiamo creato moltissime occasioni da gol, soprattutto nel primo tempo. E dal punto di vista del gioco questa squadra deve acquisire maggiore sicurezza, oggi come oggi non è totale e poi su questo terreno francamente adesso è difficile riuscire. Il Torino era il primo dei 3 confronti in 8 giorni al Meazza, martedì c'è l'Atalanta in Coppa e domenica la Regina. Il Milan è condannato non a stravincere ma almeno a vincere. Nel 2014, quando la Regina festeggerà il suo centenario, i tifosi potrebbero votare Milan-Regina sfida del secolo. 97 minuti di calcio schizofrenico, senza logica, dentro i quali succede qualsiasi cosa, oltre ai 4 gol che di fatto fissano il 2-2 finale. La squadra calabrese non vince ormai da 84 giorni, ma questo è un pareggio che vale forse più di una vittoria, perché ottenuto grazie a una perfetta preparazione della partita. Qualità assente in casa rossonera. Il Milan infatti ormai improvvisa, sperando che la classe di Boban produca occasioni o gol magari su punizione, o che Shevchenko estragga dal suo repertorio il numero che possa fare la differenza. Insomma, un calcio poco armonico che solo qualche episodio fortunato può far diventare efficace, mentre la Regina sa esattamente cosa fare, cioè difesa e contropiede, e con 2 frecce come Callone e Possanzini, col suggeritore Pirlo alle spalle, c'è sempre la possibilità di arrivare in zona Abbiati. Lo sfruttamento degli spazi è addirittura esemplare al 30°. Serginho non riesce a chiudere su foglio e davanti alla porta rossonera ci sono soltanto maglie bianche, con Pirlo che deve battere sul tempo Possanzini. I rossoneri, già in difficoltà, rischiano di affondare poco dopo, ma Angotti riesce a fermare l'altro ex nero-azzurro in campo, Mohamed Callon.
Visti i precedenti, c'è chi spera nella buona stella che segue il Milan quasi dappertutto, anche se l'obiettivo del primo tempo è conservare lo svantaggio minimo, perché la bufera non vuole proprio passare e dopo il sinistro, lento e prevedibile di Guli, la coppia Callon-Possanzini fa venire i brividi a tutto San Siro. Nella ripresa i calabresi non si accontentano più di mordere in contropiede. Il pressing a tutto campo spinge i rossoneri ad affrettare i tempi e di conseguenza a sbagliare. E ci vuole un grande Abbiati per fermare Callon. Zaccheroni prova a cambiare faccia alla partita, con Leonardo e De Ascentis al posto di Boban e Ambrosini. E dopo un gol annullato a Sala per fuorigioco, il Milan al sedicesimo raggiunge la regina con Shevchenko su punizione, con l'aiuto lampante dell'esordiente Belardi. E il classico 1-2 si potrebbe materializzare dopo un minuto, ma sulla sponda di Birov Leonardo segna in posizione irregolare. La squadra di Zaccheroni sembra ormai governare gli eventi. Al ventesimo Birov sfiora il gol del vantaggio, anche se la scena cambia poco dopo e qui i protagonisti sono Callone e Abbiati. Al ventinovesimo si rinnova l'intesa tra Shevchenko e Belardi. L'ucraino questa volta cerca l'assist per Birov e il portiere reggino devia il pallone in porta 2-1. È il gol che potrebbe tenere incollato il Milan al vertice della classifica, ma già quando Giunti viene espulso per doppia ammonizione c'è aria di ribaltone. E infatti la regina pareggia con Callon, il più veloce a raccogliere la respinta di Abbiati sul tiro di Brevi. Siamo al 34esimo, ma la fine è ancora lontanissima e nell'ultimo quarto d'ora il risultato subisce almeno tre pesanti scossoni. Al 42esimo Foglio spara da pochi metri in curva e al 44esimo il Milan si divora il più accessibile dei matchball, un rigore, fischiato per fallo su Birov di Cirillo, della serie, ma se ne vedono mille così in ogni partita. E se c'è una giustizia al mondo, Shevchenko la rispetta, sbagliando il secondo rigore stagionale e riabilitando così Belardi. E il 2-2 resiste anche di fronte al destro sporco di Reggi al 48esimo. Perché il Milan? Perché io piace personalmente, piace gente Milan, o piace la città, o piace anche le leggi di questa zona della Lombardia. Allora mio sogno è sempre rimane con questa gente che ha un grande amore, affetto per me. Questa cosa mi tocca sempre a ogni giornata. Allora io ho deciso per rimanere lì a Milano anche da questa squadra. Non è per una rivincita nei confronti dell'Inter, di una squadra che tutto sommato ti ha dato sì tanto, ma non ha creduto nelle tue capacità calcistiche? No, no, mai di più, perché io ho avuto grande affetto di Inghilterra anche in altre parti del mondo. Ho mai pensato di andare via da questa città o queste zone. Allora adesso la fiducia che questa società adesso mi ha fatto, io dovrei provare loro il grande valore e poi tutte le altre cose che io può anche donarsi a questa squadra. È vero che farai una promessa, che non butterai mai via la maglia del Milan? No, c'è la Bibbia dove Paolo, il grande profeta di Dio, ha parlato. Lui ha detto che quando tu è nato, tu reagire come un bambino. Quando tu grandire diventi un adulto, tu fai come un adulto. Capito? Adesso ho capito che adesso sono un adulto, allora dobbiamo cambiare il mio. Allora quella volta eri un bambino. Sì. Primi 45 minuti non mi sono affatto piaciuti. Credo che nel calcio la velocità della palla sia determinante e muoversi senza palla. Noi non l'abbiamo fatto e abbiamo buttato via 45 minuti. Poi nella ripresa, soprattutto dopo i cambi, la partita è cambiata e il Milan non mi è dispiaciuto affatto. Ha creato i presupposti per vincere la partita. Ha avuto il coraggio di provarci anche in inferiorità numerica, perché non ho cambiato... Non ho effettuato dei cambi, ho mantenuto le tre punte perché volevo ugualmente vincere la partita, non mi sono accontentato, ci sono stati i presupposti, gli episodi per vincere anche in inferiorità numerica, però ci sono stati episodi che non ci hanno consentito di vincere, quindi boccio il Milan del primo tempo. Mi è piaciuto molto lo spirito del secondo tempo, evidentemente queste due partite consecutive siamo destinati a non vincerle. E anche i due tempi
interi positivi non riusciamo a farli. A questo aggiungo che, l'ho detto con i vostri colleghi, quindi per educazione lo dico anche a voi, ho detto che non vorrei che si pensasse che il fatto che dopo la partita io non vengo mai davanti ai microfoni, davanti alle telecamere a non lamentarmi degli episodi che succedono in campo, non sta certamente a significare che condivido tutto quello che succede in campo. In particolare io ho un giocatore che in area di rigore lo faccio giocare perché è immarcabile, puntualmente gli stracciano la maglia dopo pochi minuti. Allora, siccome succede, non è che succede una volta, succede puntualmente, decine di volte a partite, perché altrimenti non lo si marca. No, ma scusate, io non l'ho mai commentato la Moviola, però puntualmente tutte le domeniche sera siamo lì a guardare questi episodi. Benvenuto al Milan. Muchas gracias. Perché il Milan e non la Roma? Bueno, principalmente perché il Milan llegó antes y una oferta del Milan no se puede rechazar, claro. ¿Cuánta influencia ha avuto nella tua decisione Sacchi? Bueno, Sacchi es una persona importante para mí, pero yo desde que salió de Madrid no he tenido contacto con él. Me alegra que viva en Milán, así podré verle, pero yo mi decisión fue tomada por la grandeza de este club. Quindi il Milan adesso è nel tuo cuore. Il Milan sta nel tuo corazon ora. Sì, ora pertenezco al Milan e a darlo tutto per él. Può darci una mano? Che adesso è del Milan e darà tutto per il Milan. Quando hai deciso di venire al Milan? Sembrava che che tu avessi avuto un accordo con la Roma. Quando hai tomato la decisione di llegar? No, había tenido algún contacto con Fabio Capello, un entrenador al que admiro mucho y por ahí igual se barajaba algo de la Roma, pero como club el Milan es el más grande. Dice que sí, es vero, l'ha chiamato Fabio Capello un paio di volte e che lui che stima molto, lo voleva come giocatore, però il Milan è il Milan, insomma, è arrivato primo e è il Milan. Chi conosci del Milan? Quali sono i giocatori che più conosci? Bueno, conozco a mucho, Chechenko, Wea, Bierhoff, Leonardo, Ayala, mucho, sí, mucho, Maldini, Costa Curta, Albertini, todo. Il campionato spagnolo è diverso da quello italiano. Si dice che il campionato italiano è il più difficile del mondo. Sì, tendrà differenze, però, bueno, io non conosco bene la Liga italiana, vengo a vedere. Quali sono le tue caratteristiche di giocatore? Sei una punta esterna, mi dicono. Sì, però. Sí, pero también puedo jugar por dentro, ¿no? En la parte de arriba no tengo problema en jugar en cualquier posición. Dice que davanti puoi giocare in tutte le posizioni, non ha problemi, a destra, a sinistra, in mezzo, uguale. Dicono che tu sia il giocatore ideale per Zaccheroni, una punta esterna che fa movimento e che è molto rapido e molto veloce. Dice che tu sei un delantero che le gusta molto a Zaccheroni, all'entrenatore, perché può giocare per la schierda, per la destra, sin problema, perché tieni rapidez, tieni velocità e tutto. Me alegro, io voy a hacer todo lo posible por ganarme su confianza y contar con los máximos minutos posibles. Dice che sta contentissimo, che Zaccheroni la pensa così e che farà del tutto per avere la sua, come si dice, fiducia. La sua fiducia, la sua stima e ripagarlo di questa stima, di questa fiducia. Disculpe, José, sabes tu che sei il primo spagnolo che sta in Milano? No, il secondo. Perché? Nel 2021 che stava uno. Sí, bueno, tengo noticia, los españoles no solemos salir mucho de España y cuando uno sale es noticia, ¿no? Pero bueno, alguno tiene que ser el primero. Dice che vabbè, tutto fa parte per le notizie degli almanacchi al limite, però diciamo, o il primo o il secondo poco cambia, insomma. Altre domande, ragazzi? Forza Milan, viva il Milan, viva José Maria, no, José Mari Romero Poyol. Olé, hasta la vista. Aveva suggerito in sostanza di cambiare il rigorista e di fare qualcosa. La tua considerazione? Per quanto riguarda il rigorista, quando un giocatore ti sbaglia due rigori consecutivamente, lo devi prendere in considerazione di cambiare il rigorista. Anche se
Shevchenko non aveva mai tirato il rigore come l'ha tirato nell'ultima partita, stare in corsa da fuori area non l'ha mai fatto vedere prima. E in allenamento vi assicuro che li tira bene. Poi è successo così, ne prendo atto e vedrò se ci sono dei giocatori che sanno tirare meglio di lui. Però è anche vero che la partita contro la Regina, Bowman e Albertini, che solitamente tirano i rigori, non c'erano. Quindi parte questo. Poi per quanto riguarda le altre cose, l'ho già detto in altre sedi, lo prendo come uno stimolo per trovare la maniera a questa squadra di fargli fare meglio di quello che ha fatto fino ad oggi, ma sono così io, non è che ho bisogno che me lo dicano gli altri. Io ho finito il campionato, siamo arrivati i primi, dicevo che avrei voluto qualcosa di più come espressione del gioco, visto che le mie squadre erano abituate a giocare meglio, quindi sono alla ricerca di questo obiettivo. Mister, potrà sembrare assurdo, ma resta il fatto che forse il reparto che ha meno bisogno di rinforzi è l'attacco rossonero, che ha segnato 29 gol, 8 in più dell'anno scorso, e che comunque, al di là della condizione non ottimale di alcuni elementi, è molto prolifico. C'era la possibilità di portare a casa un giocatore che serve al futuro del Milan. I tempi erano questi e la società si è mossa per tempo. Evidentemente se ritardava c'era il rischio di perderlo, quindi quando capitano le occasioni bisogna giustamente sfruttarle. Questo è un ragazzo di grande prospettiva, tutto il Milan ci crede e credo che la società abbia fatto bene a prenderlo. Potrebbe essere José Mari quel giocatore che è fatto apposta per lo schema di Zaccheroni? Punta esterna, punta che converge. Ma io penso di essere abbastanza elastico da adattarmi anche alle caratteristiche dei giocatori. L'importante è che ci sia la buona disponibilità dall'altra parte, da parte del giocatore. Comunque i giocatori giovani, i giocatori bravi, lei sa che sono sempre molto graditi. E vediamo adesso il servizio che riguarda la presentazione di José Mari, giocatore. Aficionados del Milan, aquí arriba todo lo grande. José, espérame bien. José, bienvenido all'università del Carlo. Ti raccomando, quanti contro la Juve, mettagliene dentro due. Non capisco dove. Quanti contro la Juve, due gol. Capito, ciao. Quando enfrenta la Juve, sì. Deve marcare due gol. José, un attacco del Milan, il nuovo attacco del Milan. José Mari, Birov, Shevchenko. Quanti gol! Bueno, eso lo tiene que decidir el entrenador. Por mí no hay ningún problema. Le tue. Sì. Brevemente. No, niente, lo deve dire l'allenatore, per me va tutto bene. Non ci sono problemi. Allora, rifaccio la domanda di prima. Arrigo Sacchi ha detto di te, è uno dei pochi giocatori, di tutti quelli che ho avuto a disposizione, che dovevo fermarlo durante l'allenamento perché lui sarebbe andato avanti all'infinito. Sí, que Arrigo Sacchi dijo de ti que tenía que pararte cuando te entrenaba, porque si no tú ibas adelante y... Sí, pero pienso que es una cosa normal, cuando un club... No normal, no tutti i giocatori... Debería ser normal. Porque un club hace un desembolso importante por un jugador y merece que le dé el máximo, independientemente de que juegue bien o mal. Sempre tiene che dare il massimo. Senti, l'ultimissima domanda di te si dice: sei un giocatore veloce, molto massa rapido, ok? Tecnicamente bravo, molto bravo, però segni non tanti gol. Bueno, quizás non sia un goleador nato come Bierhoff o Wea, però bueno, sono cose che tengo che ir migliorando e spero che con il tempo farei gol. Claro.
Grazie, grazie. Bocca al lupo. Ciao a tutti. Eccolo là. Allora. E adesso...